attimo, è d'obbligo. Eccolo qua. Girati Harry, fatti vedere davanti l'obiettivo. Praticamente sta sittato, come si suol dire. Avviciniamoci. La coppa al proprietario, consegna la coppa a Giancarlo. Ok, va bene. Benissimo, grazie, grazie anche al secondo classificato. E non è finita qui perché Pierangela si avvicina, nel frattempo sì. Mettiamo tutti qua così poi facciamo una foto finale conclusiva insieme, tutti insieme. Pierangela Fischietti vicino a me per proclamare il primo, il vincitore per ciò che concerne ovviamente il Cane d'Italia Grandi. Siamo pronti, ti passo il microfono. È già pronto. E andiamo avanti, Pierangela, ti passo il microfono. Signora, non vada qui, non vada da questa parte, così facciamo poi tutta una foto conclusiva tutti insieme. Ecco, ci sono da lì. Allora, al primo classificato della taglia grande c'è un buono da 5 euro e un stacco da 15 litri o Canuba offerto dalla Coppa. Un buono in negozio, vicino agli altri colleghi. Erangelo. Numero 33, Leon, il papà. E facciamo farla l'ingresso anche al papà. Ma questo... Senso, non mi posso abbassare. Ciao, ciao. Leon, faccio ingresso con gli occhiali da sole, abbronzatissimo, anche lui. C'è un altro sacco da 15 kg. Ecco. Il terzo posto sia per quella grande che per quella media
c'è un adulto da 3 kg più 6 bustine a plauso, quindi titolo da ritirare. Allora, per le categorie sempre grandi e media, per i secondi e terzi posti ci sono sempre offerti dalle Oganuba. Cioè, un sacco da 3 kg per tutte un e due. Un sacco da 3 kg e 6 bustine di applauso. Bustine di applauso che è un umido da ritirare da Joy World. Benissimo, tanti premi per tanti vincitori e ancora poi, scatti fotografici poi, da ricordare. Tuo marito non si avvicina. No, dobbiamo fare uno scatto fotografico. Benissimo, tutti insieme. Cosa che è successo? Piccola taglia? Sì, ma sicuramente anche degli attimi fotografici per lui. Pierangelo. Primo posto, un adulto da 3 kg. Facciamo questa foto. Più una confezione. Più una confezione di umido. Devi dirgli che vengono da noi, poi ce lo diciamo dopo. Benissimo. Andiamo avanti, sì, ti voglio adagiare qua.
un po' strano. E ci siamo quasi perché fra tutti treno molto dopo aver scattato l'ultimo momento fotografico dettato dal nostro amico fotografo ormai sempre presente nella città del tempo ritrovato, Etna Polis. Eccoci qua. Ecco, grazie. Dulcis in fundo. Ci siamo quasi, magari una parte.